Le gare si preparano giorni prima della partenza. Il percorso non può riservare sorprese. La ricognizione è il momento in cui si legge la strada. Qui non è solo questione di tattica, dove e come attaccare gli avversari. Bisogna che i corridori siano pronti mentalmente. Sono i direttori sportivi, come Alberto, che guidano la ricognizione. Le ricognizioni fanno parte del lavoro del tecnico, quello di inquadrare la corsa e di guardare la specificità della corsa e individuare in più atleti o in un atleta la visione del percorso. Si parte alla mattina per raggiungere il tratto decisivo, quasi sempre una salita, perché è lì che ci si gioca sempre tutto. Valerio prepara la bici, cominciano le pendenze dure, SRM pronto e... Premiamo set e calcoliamo effettivamente quanti chilometri sono la salita. E da lì poi anche in macchina il nostro direttore sportivo si segna i chilometri che sono e anche le pendenze, quali sono quelle meno dure, quelle più dure, dove sono le curve, dove spiana, dove magari sono aperte le vegetazioni, quindi magari può succedere che una volta scoraggiata la salita c'è un falso piano. Potrebbe succedere che c'è leggermente vento laterale in un finale di gara, sai, quando uno prova ad attaccare anche lì fa la differenza. Solo confrontando il pensiero dei corridori con quello dei DS si raggiunge il mix perfetto dell'ottima ricognizione. Ci confrontiamo col corridore, cercando di capire secondo lui la particolarità del momento e dando dei consigli, dicendo guarda che in questo tratto di corsa probabilmente avverrà una certa cosa, la selezione, oppure c'è pericolo del vento, bisogna affrontare la discesa in un certo modo. Le bici devono essere perfette, i materiali vengono scelti in base al percorso e poi si lavora sulla testa dei corridori. Leggere la strada significa conoscerla e non avere più paura delle sue insidie. Il corridore è molto particolare. Quando bisogna vedere sulla cartina ci sono 10 di salita, subito il corridore dice oh, ma 10 di salita sono tanti. Ma se una persona già la fa una o due volte, può avere visivamente dei punti di riferimento, come può essere un cartello, un albergo, un albero, una staccionata. Così facendo un corridore sa darsi dei punti di riferimento per guardare avanti. Quindi può capitare in un momento di difficoltà che un corridore è a 3 km dalla cima, magari vede che c'è un albergo a destra, di conseguenza sa che poi spiana, allora tiene duro per rimanere attaccato, o comunque sia, se una persona può fare un attacco, vede che magari dietro la curva può rilanciare e lì ovviamente sa darsi determinati ritmi, determinati tempi. E adesso che conosciamo metro per metro la nostra strada, ci tocca affrontare il momento della verità, la gara. Posso andare? Prego.